Oh, buonasera, bentornato Eugenio Scalzari, fondatore di Repubblica e acuto osservatore della realtà italiana da tanti decenni. Quindi oggi con lei abbiamo da discutere moltissimi temi, moltissime questioni. Cominciamo dalla questione economica, Scalfari. Dal 45 a oggi, secondo lei l'Italia si è mai trovata in una situazione economica così drammatica? Beh, si trovò in una situazione drammatica, ma forse non come questa, direi nel 92-93, quando era Presidente del Consiglio Giuliano Amato e il Governatore della Banca d'Italia Ciampi, e poi su richiesta dello stesso Amato, dopo aver preso i primi provvedimenti di svalutazione della lira, di imposte, di... fu Amato a invitare, a pregare il Presidente della Repubblica dell'epoca, che era Scalfaro, di chiamare Ciampi, perché sentiva la necessità che il governo fosse nelle mani di una personalità che avesse una statura tecnico-politica, perché quando si parla di tecnica si fa sempre un errore. Non esiste il tecnico puro, nessuno di questi è un tecnico. Sì, a questo proposito poi dopo sarà d'obbligo una domanda su Mario Monti che come certo, sappiamo è stato nominato in serata dal Presidente della Repubblica Napolitano, senatore a vita. Vedremo novità, poi che cosa è la grande significa. Novità di stasera. È la grande novità di stasera? Perché? La nomina di Monti? Beh, la nomina di Monti è una... indicazione precisa che il Napolitano, secondo me, è un genio della politica, Napolitano, per esperienza e per intelligenza. La nomina di Monti rompe tutti i giochi, cioè Monti diventa quello che merita di diventare, cioè un padre della patria, non è un tecnico adesso, è un senatore a vita e quindi riconosciuto come tale dal Capo dello Stato, che lo nomina, faccio osservare, nel posto lasciato libero, vacante, perché i senatori a vita sono 5, il posto che manca, manca perché Napolitano, che era senatore a vita, diventò Presidente della Repubblica. Quindi riempie quel vuoto che lasciò lui quando... Quando divenne il Presidente della Repubblica. E cosa potrebbe diventare Mario Monti? Mario Monti potrebbe diventare... Beh, questo, le scelte poi le fa naturalmente Napolitano. Mario Monti può diventare il capo del governo, incaricato di fare il governo. Il nuovo governo. Abbiamo modo di approfondire questo tra poco. Vorrei ancora continuare sulla questione economica, perché ci sono alcuni dati di oggi che sono drammatici, no? Ancora un nuovo crollo delle borse, in particolare quella di Milano, l'aumento dello spread, l'aumento del rendimento dei bot. Ecco, cosa possono provocare tutte queste cose? Beh, queste cose intanto dipendono da cosa dipendono, perché ieri già i livelli erano molto elevati e i giornali di oggi dicevano che lo spread era arrivato alla paurosa cifra di 500 punti. Oggi ampiamente superato. Oggi no? Siamo a 550, sì. E si è fermato lì perché non esistevano più i compratori. In quel momento chi voleva vendere non trovava... neanche a prezzi superiori ai 550 non trovava a chi venderlo, capito? Quindi, ecco, ma tutto questo cosa può provocare a un paese come l'Italia questo in questo momento? Questo può provocare due fenomeni molto gravi se si producono. Uno è il cosiddetto credit crunch, cioè l'imbottigliamento del credito bancario. Il credito bancario costretto a vede, siccome le banche italiane hanno pochissimi titoli greci, ma hanno moltissimi titoli italiani in portafoglio,
se i titoli italiani si deprezzano fino a questo punto, i valori, gli attivi delle banche si deprezzano e quindi le banche si trovano incartate in questa situazione nella quale devono praticare ai loro clienti dei tassi di interesse molto elevati. Molto elevati. E l'altra cosa? E l'altra cosa è la recessione. Noi stiamo marciando a un ritmo previsto dello 0,3 di aumento del reddito, del PIL, quindi insomma della ricchezza nell'anno, del paese. Nell'anno in corso, e il governo ancora prevedeva che invece nel 12 l'aumento fosse dell'1,5, sempre molto basso, però. E se si innesta la recessione, che secondo molti esperti di fatto c'è già, anche se ancora non si manifesta nelle cifre numeriche, questo vuol dire che noi non solo marciamo a tassi di questo genere, ma andiamo sotto lo zero. Quindi questo diventa un problema che ha riflesso sui posti di lavoro, su tutto. Senta, i mezzi di informazione internazionale sono quasi tutti d'accordo nel sostenere che in realtà in Italia abbiamo già superato il punto di non ritorno. La pensa così anche lei? No, io non penso così. Non penso così perché, questo lo dicono perché lei prima ha parlato dello spread, abbiamo parlato dello spread, ma l'altro elemento significante, connesso strettamente allo spread, è il rendimento dei titoli. Allora, il rendimento dei titoli italiani, di tutti i titoli, a 2 anni, a 5 anni, a 10 anni, ha superato il 7%. Che è stato fatale per fatale Grecia, Portogallo, per gli altri, Irlanda. Sì, sì. Tuttavia, quando fu nominato il governo Ciampi, non era molto lontano, anzi era superiore il rendimento, era vicino al 9%. Bastò la presenza di Ciampi a farlo cadere e rientrare rapidamente al 5, al 4. Perché questa è una questione di fiducia. Allora, la Grecia è molto diversa da noi. Noi siamo un paese, in questo senso Berlusconi l'ha detto con parole inaccettabili, ma sotto c'era una realtà. L'Italia è un paese che ha sostanza, che ha industria, che ha reddito, che ha risparmio, che ha beni immobili pregevoli, pregiati. Quindi è un paese che ha delle risorse. Ecco, ma allora quale sarebbe la prima misura, secondo lei, la prima misura, che ci metterebbe al riparo da un rischio bancarotta? Allora, infatti, ieri tutti si domandavano, ma si diceva che cadendo Berlusconi i mercati rifiatavano. Come mai non solo non hanno rifiatato, ma sono andati ancora peggio? E sono andati ancora peggio perché non si vedeva, e molti ancora non vedono, qual è lo sbocco. Quindi il problema, lei distingue giustamente l'economia dalle vicende politiche, ma in questo caso non si possono distinguere. Il problema allora fu di vedere se c'era un personaggio che era stato Prodi, poi fu Ciampi, nel momento in cui si passò all'applicazione dell'euro, Ciampi fu nominato anche per rifare la legge elettorale. Quindi insomma lei sta dicendo quando Berlusconi è in qualche modo, anche se pur dimissionario, ancora in carica. Non è questo, perché no. Berlusconi sappiamo che tra sabato, io credo sabato stesso, al massimo sarà domenica o lunedì, quando si approva definitivamente questo maxi emendamento. Ecco, Berlusconi si deve dimettere e quindi praticamente mancano 2 giorni, 3 giorni. Il problema è cosa succede dopo Berlusconi. Allora, i mercati,
si rassicurano solo quando sanno chi è il leader, sempre che sia un leader stimato da loro. Sempre che sia un leader stimato da loro. E di questo parliamo dopo, anche perché le devo far vedere un sondaggio molto interessante che è stato fatto da Demopolis per noi tra ieri e oggi. Ci sono alcune cose molto interessanti. Senta, Scalfari, lei ha scritto domenica che non è vera, che non è vero che per risanare i nostri conti bisogna fare della macelleria sociale. Come pensa che si possa evitare? Intanto devo dire, le autorità europee, in particolare la Germania, ma non soltanto, sono rigoriste per natura. Ancora oggi ho sentito la signora Merkel, nei telegiornali della sera, che diceva l'Italia purtroppo dovrà fare molto di più sul piano del rigore dei conti. Allora, certamente dovrà fare di più. Perché dovrà fare di più? Perché con questi tassi di interesse una parte dei soldi che erano stati previsti per mettere a posto i conti se li mangia l'aumento degli interessi che il Tesoro dovrà pagare sui titoli. Quindi, ma la signora Merkel, a differenza di quello che ha detto a suo tempo e tuttora ripete Mario Draghi, e a differenza di quello che dice non a caso Obama, Draghi e Obama dicono i conti debbono essere in ordine, ma i conti per essere in ordine veramente hanno bisogno di un'economia in crescita. Se non c'è la crescita, allora Obama arriva addirittura a dire prima la crescita e poi il rigore. Draghi è più prudente, fa il banchiere, non il presidente. Dice entrambe le cose. Dice, ma insieme. 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 Se c'è solo il rigore provoca deflazione, il rigore provoca recessione se il reddito non cresce. Quindi ha torto Di Pietro quando dice che comunque ci sarà macelleria sociale, che sarà inevitabile? Sì, Di Pietro è una egregia persona, è ammalato di demagogia, e quindi siccome dire che loro sono contro la macelleria sociale è come uno che dicesse io sono contro i gangster, che vuol dire? Bisogna vedere se c'è, dov'è la macelleria sociale? Nei provvedimenti finora presi, fanno ridere i provvedimenti finora presi. Ecco, a questo proposito la interrompo, Scalfari, perché stanno uscendo un po' le prime notizie sulla legge di stabilità contenuta nel maxi emendamento che sarà votato appunto nelle prossime ore. Ecco, lei si è fatto un'idea, non so, per esempio aumenterà l'accise sulla benzina dal prossimo anno, poi ci saranno gli enti locali dovranno procedere alle liberalizzazioni dei servizi pubblici, se non lo faranno potrà intervenire il governo, decise la dismissione degli immobili con fondi comuni o società, insomma queste sono alcune delle cose, pare che non ci sia l'abolizione delle pensioni di anzianità e neanche le norme sul lavoro, l'articolo 18 sulla licenziabilità, anche perché su questi ultimi due punti la Lega ha fatto sapere oggi che non lo voterebbe, cioè la Lega continua a recitare, a fare una parte come se nulla fosse successo, se ha un po' l'impressione. Quindi secondo lei questa legge di stabilità legge, che cosa può provocare? Questo cosiddetto maxi emendamento ha un unico pregio, che quando sarà votato, e credo che sarà votato in tre giorni, tra il Senato prima e la Entro Camera, sabato, quindi sì. Un record assoluto, voluto, imposto, giustamente, da Napolitano. Perché nel merito questi emendamenti sono quelli che, quando si scherza, si chiamano giocarelli. Sono giocarelli questi, non risolvono nulla. Uno che poteva essere veramente importante era la riforma delle pensioni. Sulla riforma delle pensioni
se lei mi lascia dire questo concetto chiaro, non tutti hanno capito. E purtroppo una parte della sinistra, lasciamo da parte Di Pietro, ma una parte della sinistra, perfino il sindacato, il maggior sindacato, ma non soltanto, non ha capito che la riforma delle pensioni va fatta, e va fatta nel senso che i pensionati che stanno pagando ancora i loro contributi, i pensionandi, non i pensionati, i pensionandi debbono passare al sistema contributivo, assolutamente. E questo figura anche nei progetti che persone di grande spicco nel Partito Democratico hanno già preparato, nel Partito Democratico. Ma non tutto il Partito Democratico capisce, mi pare, e fa male a non capire. La condizione essenziale per realizzare la riforma delle pensioni, che sarà dura, perché passare a contributo, una parte di questi pagherà più di quanto finora paghi. Ma la condizione è che tutto quello che si ricava da questo non vada a fare cassa, ma vada a costruire un welfare a favore dei giovani e dei precari. E questo è il patto tra i padri e i figli. Questa non è macelleria sociale. Questo è un patto generazionale indispensabile, perché se no non si costruisce il welfare nuovo che copre i precari, copre i giovani, copre i vecchi, ma fa lavorare più a lungo e con maggiore costo i medi, gli anziani, non i vecchi, gli anziani, quelli che hanno tra i 60 e i 65 anni. Questo è il tema. Allora, se non si capisce che questa è una grande riforma sociale, progressista, non della destra, infatti la destra non la vuole, non la fa. Quando si dice non la fa perché perché Camusso, non è Camusso, o è anche Camusso forse, non lo so. Io spero che Camusso, che è intelligente, lo capisca questo. È Bossi che non le vuole. Bossi non è la sinistra. Bossi, allora lei mi dice, ma Bossi vota contro. Bossi rappresenta in Italia, e questo bisogna ricordarselo, l'11% dei voti. Capito? Quindi, chiarissimo, poi diciamo in questo momento allora, particolare. Voti contro. Bossi voterà, che pare che non ci sia nell'emendamento. Quindi senta, Scalfari. Non ci sarà in questo emendamento, ma ci dovrà essere al più presto, se c'è un nuovo governo intenzionato a fare le cose serie. A fare le riforme, quelle che insomma ci chiede l'Europa e non solo con grande insistenza. Senta, a proposito di Europa, che effetto le fa vedere gli ispettori della BCE, della Commissione Europea e del Fondo Monetario Internazionale che vengono a controllare i libri contabili dello Stato italiano? Guardi, l'altro giorno ho visto una trasmissione di questa rete che apprezzo molto, perché voglio molto bene a Gad Lerner, che è l'infedele, dove c'erano varie persone di qualità. Stranamente tutte, salvo una, accomunate dall'idea che viene lesa la sovranità italiana. Ora, io adesso parlo a titolo ovviamente personale. Io, essendo ragazzo ai tempi, anzi sì, bambino, ma poi ho letto e ho imparato, il manifesto di Ventotene fu quello in cui Spinelli, Luigi Einaudi e non mi ricordo chi era l'altro, forse era Vittorio Foa, non mi ricordo. Sicuramente c'erano Spinelli ed Einaudi, proposero l'Europa unita. Allora, io sono cresciuto da adulto su quelle letture e se mi dicono di chi c'è,
che qual è la tua cittadinanza? Io dico, sono europeo. Sono molto io sono europeo. Dopodiché appartengo ad una regione dell'Europa, che si chiama Italia, che ha una grandissima storia, una tradizione culturale formidabile, alla quale sento di essere legatissimo, legatissimo. Come i fiorentini poi sono legati a Firenze, i senesi a Siena, i pisani a Pisa e via numerando. Ma io sono un cittadino europeo che purtroppo vedo che l'Europa sovrana non è ancora nata. E questo è il guaio, che non è ancora nata. Ma se una delle sue regioni, che può mandare per aria tutto, viene sottoposta a controllo perché non si fidano di chi la governa in quel momento, e questo è normale. Dov'è lo scandalo? Lo scandalo sarebbe se venissero a controllare un governo e un premier che dà credibilità. Allora non hanno bisogno di controllarlo. Chiarissimo, peraltro, insomma, viva e viva i cittadini europei, caro Scalfari, perché io da quando sono bambina ho imparato a dire che sono una cittadina europea. Io vengo dal Sud Tirolo, quindi da una minoranza etnico-linguistica. Senta, Scalfari, adesso dobbiamo dare la pubblicità. Subito dopo, però, abbiamo molta ciccia, nel senso che dobbiamo capire insieme a lei, intanto, se si può considerare chiusa la lunga stagione politica di Berlusconi, oppure se è una partita ancora aperta. Subito dopo la pubblicità. Intanto vi devo dire che da pochi minuti è cominciato un vertice a Palazzo Grazioli di Berlusconi con lo Stato Maggiore della Lega, sono presenti Bossi e anche Calderoli, mentre invece alla Camera è finito da poco un vertice dello Stato Maggiore del PDL, quindi grandi movimenti, grande effervescenza nella politica. E sul fronte invece della legge di stabilità sono uscite altre notizie: arriverà la mobilità per gli statali in eccedenza e chi non viene ricollocato, non può essere ricollocato, avrà solo per 2 anni l'80% dello stipendio. Scatterà una sorta di cassa integrazione e poi dal prossimo anno gli imprenditori che assumeranno giovani apprendisti potranno contare su uno sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni. Questa, Lilli, questa era la manovra stabilita ai primi di settembre, non c'è nessuna novità in questo. Quindi domani aspettiamoci di nuovo. No, voglio nei dire, mercati. Queste erano le cose che adesso vengono approvate dal Parlamento. Comunque adesso poi vediamo cos'altro esce ancora su questa legge di stabilità. Comunque man mano che arrivano le notizie ovviamente ve le diamo. Senta Scalfari, allora con le dimissioni annunciate ieri si chiude la lunga stagione politica di Berlusconi oppure la partita è ancora aperta? Dunque, si chiude la stagione di Premier. La stagione politica si chiude se lui ha voglia di andarsi a riposare, come molti lo invitano a fare, molti suoi amici. Ma se lui vuole continuare a fare il leader di quello che sarà rimasto del suo partito, allora chi glielo può impedire? Lei mi pare che voglia fare fa? Un partito nuovo che si chiama Forza Silvio. Non lo so, lui è capace, è geniale poi in queste cose. Ma lei pensa che Berlusconi sia convinto di avere ancora un forte seguito nel paese? I sondaggi per i quali lui ha sono una religione lo danno come intenzioni di voto al 26 e come popolarità, diciamo come fascino che lui esercita, è l'ultimo della lista. Sì, dopo vedremo tra poco, è proprio ai minimi storici. Quindi, non lo so. Senta, perché il capo dello Stato Napolitano ha sentito il bisogno oggi
di ribadire quello che in realtà aveva annunciato ieri, cioè che Berlusconi si sarebbe dimesso subito dopo l'approvazione della legge di stabilità e che dopo la scelta sarebbe stata o di un nuovo governo oppure elezioni anticipate. Sì. Napolitano parlava ai mercati, parlava a Berlusconi, a chi parlava? Napolitano parla il capo dello Stato, non è che abbia una direzione precisa. Non mi pare però che adesso mi corregga, io non ho poi ascoltato tutti i telegiornali, ma non mi pare che lui abbia detto la scelta sarà tra un governo che porti la legislatura fino alla fine o le elezioni. Questo non ha bisogno di dirlo, nel senso che o c'è una cosa o c'è l'altra. Lui continua ad affermare, giustamente, che da questo momento in poi la partita è nelle mani del capo dello Stato. Quindi quando alcuni dicono andremo sicuramente alle elezioni, oppure altri dicono si farà un governo con Alfano presidente, o Letta presidente, o Monti presidente, allora tutto questo uno si può esercitare come vuole. Se esprime dei desideri, li esprima. Se esprime delle valutazioni, sperando che siano valutazioni oggettive, le esprima. Ma chi decide? E siccome nessuno di noi sta nella testa di Napolitano, è Napolitano. Quindi dobbiamo abituarci a dire questa partita si gioca e chi dà le carte è Napolitano. Naturalmente anche lui ha dei suoi condizionamenti. Se deve fare un governo deve avere una maggioranza parlamentare, solida, non di 3-4. Napolitano non può fare, credo io, un governicchio. D'altra parte le elezioni, lei vuole parlarne dopo o vuole che ne parli adesso? Ne parliamo dopo il punto sugli scenari che si aprono, anche perché una delle ipotesi che circolava a un certo punto oggi era che Berlusconi in realtà era nel pieno di una nuova campagna acquisti per poi farsi dare il reincarico da Napolitano, ma ne parliamo subito dopo. Prima le vorrei chiedere, c'è un interesse internazionale a indebolire l'Italia e quindi anche l'euro, secondo lei? Non credo proprio. Un interesse internazionale, cioè di governi, di altri governi. Perché Stati Uniti d'America, per esempio? Ma no, gli Stati Uniti d'America. L'Italia ha un debito di quasi 2.000 miliardi. Se salta l'Italia, salta, economicamente parlando, l'euro. Se salta l'euro, il dollaro non è che si trova benissimo. Quindi tantomeno la sterlina. Nessuno di questi paesi ha interesse che salti, non dico l'Italia, che salti la Grecia gliene infischia poco, o il Portogallo, o se salta l'Italia è talmente grosso il nostro debito, che è il terzo debito mondiale, che salta tutto. Quindi com'è possibile pensare che ci siano dei governi che vogliono? Questo fa parte delle favole. Chiarissimo. Senta, Scalfari, perché è caduto Berlusconi? Berlusconi, lei dice tecnicamente o politicamente? In che senso? È caduto nel perché, senso che adesso è dimissionario. È caduto perché nel voto sul rendiconto, che il rendiconto dello Stato 2010 tutti l'avevano preso, io sono uno dei pochi che ci ha creduto all'importanza del rendiconto dello Stato, perché se non viene approvato il rendiconto non si può fare, lo Stato va in esercizio provvisorio, ecco, quindi tutti si erano scordati che esisteva questo affare e lì hanno fatto con una buonissima tecnica conduzione d'aula la sinistra, il centro-sinistra e il centro, con la presenza, in modo che il numero legale ci fosse, ma il non voto, e si sono contati. Allora, quelli che non hanno votato erano 321,
quelli che l'hanno votato erano 308. Il risultato è stato che il rendiconto è stato approvato, come era giusto e necessario che fosse, ma la maggioranza è scomparsa, 308 contro 321. Questi sono stati i dati. Chiarissimo, quindi, i numeri sono... Allora, i lui numeri si è dimesso. Se poi vogliamo andare invece ai motivi di fondo del perché, i motivi di fondo, forse lei l'ha letto, se no, se ha voglia e tempo, le consiglio di leggerlo, l'articolo della Barbara Spinelli su Repubblica di oggi. Certamente che, letto, la leggo sempre. Che ricorda, a chi se lo fosse scordato, il bel film, il grande film intitolato Truman Show. E ha detto Berlusconi ha costruito, non era Truman che è il personaggio, era il regista, che aveva costruito un villaggio finto e dove, salvo Truman, che pensava di essere in una vera città dove era nato, tutti gli altri erano attori che recitavano spot. Allora, lui è stato così bravo che ci ha fatto vivere, a chi ci ha creduto, nel villaggio di Truman Show. Un'analisi spietata quella della Spinelli, anche perché dice che i due momenti in cui Berlusconi ha dimostrato, insomma, di vivere in una sorta di Truman Show è stato quando Merkel e Sarkozy alla domanda è affidabile l'Italia, hanno fatto il famoso sorrisino, e quando Berlusconi ha detto l'Italia, i ristoranti sono pieni, non c'è la crisi. Io so che voi, quando finisce la sua trasmissione, dopo poco rimettete in onda meno male che Silvio c'è. E lì Silvio Forever. Sarebbe l'autobiografia non autorizzata di Silvio Berlusconi. Sì, ecco, lì si vede esattamente il Truman Show. E quindi, spettatrici e spettatori, restate con noi, perché subito dopo di noi, come ci ha detto Scalfari con questo perfetto spot, grazie Scalfari, ci sarà Silvio Forever. Adesso invece c'è il punto di Paolo Pagliaro, perché abbiamo appunto commissionato a Demopolis un sondaggio che è stato fatto tra ieri e oggi, e cerchiamo di capire quali sono gli scenari che si stanno già aprendo in queste ore e gli italiani come la pensano. Vediamo. Il 75% degli italiani giudica opportune le dimissioni annunciate da Berlusconi. Se è scontato che l'annuncio incontri il favore della quasi totalità degli elettori di centrosinistra, un po' sorprende che a favore delle dimissioni si dichiari anche il 47% di chi ha votato centrodestra. D'altra parte, secondo l'indagine condotta nelle ultime 48 ore da Demopolis, il 76% dei cittadini pensa che il governo non sia stato in grado di gestire l'emergenza finanziaria, né di varare misure in grado di rilanciare seriamente l'economia. Gli ultimi due anni hanno determinato una vistosa disaffezione degli elettori verso i partiti e le istituzioni politiche. Come conferma il trend del barometro politico Demopolis, la fiducia nel governo Berlusconi è crollata dal 53% del 2008 al 20% di oggi. Unica eccezione, con un trend in costante crescita dal 2008, è il presidente della Repubblica Napolitano, di cui si fida l'81% degli italiani. L'istituto diretto da Pietro Vento ha chiesto un'opinione su quello che dovrebbe accadere dopo le dimissioni di Berlusconi. Per il 48% degli intervistati sarebbero preferibili le elezioni anticipate, il 41% opterebbe invece per un governo di larghe intese guidato da una personalità super partes, l'11% immagina un diverso governo di centrodestra. Interessante la disaggregazione per intenzioni di voto. Più propensi alle elezioni appaiono oggi i simpatizzanti della Lega, ma soprattutto gli elettori di Di Pietro e di Vendola, nella convinzione, condivisa anche da un elettore su due del PD, che il centrosinistra potrebbe oggi prevalere nettamente su PDL e Lega, determinando una radicale svolta politica. Significative, secondo l'indagine Demopolis, anche le ragioni di chi vorrebbe un autorevole governo di transizione. Il 61% sottolinea l'urgenza di un piano credibile per la crescita dell'economia e la riduzione del debito, sostenendo anche che l'Italia non può permettersi adesso i tempi di una campagna elettorale.
Secondo il 40% degli intervistati, il governo di larghe intese dovrebbe inoltre cambiare la legge elettorale, restituendo ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento, con le preferenze o i collegi uninominali. Scalfari, siamo andati a ricontrollare esattamente cosa ha detto oggi il capo dello Stato Napolitano, no? Sì. Cioè che dopo le dimissioni di Berlusconi, che avverranno presumibilmente sabato, cominceranno subito le consultazioni formali al Quirinale e pertanto entro breve tempo la crisi di governo troverà uno sbocco, potrà essere la nascita di un nuovo governo che con la fiducia del Parlamento possa prendere le necessarie decisioni. In alternativa ci saranno lo scioglimento delle Camere e elezioni anticipate da svolgere entro i tempi più ristretti. Quindi Napolitano ha chiaramente fretta. A questo punto lei pensa che siano più probabili elezioni anticipate o un governo cosiddetto tecnico? Sì, no, tecnico, non esiste un governo tecnico, perché il governo deve avere la fiducia del Parlamento, quindi deve essere un governo, è sempre un governo politico. Detto questo, io non so rispondere alla sua domanda, perché ci vuole la sfera di cristallo che non ho. Dico perché ritengo le elezioni un passo nel vuoto, perché per presto che si vada, le elezioni si svolgono a ridosso del 2012. C'è una campagna elettorale. Certo. Allora, nel 2012, cosa che evidentemente quelli che vogliono le elezioni a tutti i costi, lei, il sondaggio qui enumera la Lega, Di Pietro, Vendola. La Lega, vabbè, fa quello che crede. Di Pietro e Vendola danno un segnale non bello. Perché se nel 2012 scadono 270 miliardi di titoli, 170 miliardi di questi titoli scadono nel primo semestre e nel primo trimestre ne scadono 100 miliardi. Allora, la campagna elettorale avviene o durante o pochi giorni prima, o addirittura pochi giorni dopo, 100 miliardi di titoli italiani che scadono a questi tassi, con una campagna elettorale che lascia agli speculatori 50-60 giorni di prato libero su cui andare a mangiare. È una follia questo. Ecco, può capitare. Può capitare se questo governo di emergenza, se non c'è di la maggioranza, pubblica, non trova una maggioranza, ecco. Ma chi potrebbe appoggiarlo, un governo di questo genere? Mi scusi, voglio ancora dire una cosa. Vendola viene dato nei sondaggi oscillante intorno all'8%. Sì. Di Pietro intorno al 7. Allora, attualmente Vendola in Parlamento non c'è. Quindi ha voglia, interesse legittimo ad arrivare al più presto in Parlamento per partecipare a tutta questa vicenda. Di Pietro spera di arrivarci con una cifra, non dico doppia, ma comunque largamente maggiore a quella che è attualmente, perché attualmente alle elezioni scorse lui ha preso il 4%, va bene? E l'ha preso perché era collegato con le liste del Partito Democratico, se no non le prendeva. Va bene. Quindi questi sono interessi legittimi. Vogliamo aggiungere che sono interessi legittimi di bottega, perché vanno contro l'interesse del Paese. Chiaro. Questo per quanto riguarda quel lato della sinistra. Devo ripetere la mia domanda: chi oggi potrebbe avere il sostegno? Anche perché non si può pensare di fare un governo d'emergenza senza il PDL, no? Diciamo senza alcuni. Allora, diciamo meglio i numeri. Non si può pensare di un governo, questo l'ho già accennato all'inizio,
Napolitano non può fare un governicchio con 8 voti di maggioranza, per di più procurati da quelli che un giorno stanno da una parte, un giorno da un'altra. Certo. È chiaro che per fare un governo di questo genere ci vuole una maggioranza di almeno 40 voti. 40, se poi sono di più, meglio ancora. Il problema è che si produca uno smottamento nel partito PDL e vengano fuori quei senatori, quei deputati che sono stufi di stare là dentro, oppure che hanno anch'essi un interesse legittimo, che è quello di non andare al voto subito perché sanno che non andrebbero nelle liste. E che perderebbero il vitalizio. E perderebbero, se non comunque finiscono perderebbero la legislatura. Ecco. E comunque perderebbero il posto. Guardi che gli ideali debbono sempre camminare anche sugli interessi, purché siano interessi legittimi e purché tengano conto degli ideali. Ecco, allora, se questi hanno l'interesse legittimo di non andare alle elezioni, escano dal partito e facciano un gruppo autonomo che appoggia il governo. E Berlusconi, che chiede il reincarico a Napolitano, lo esclude? Ma per chiedere il reincarico deve avere la designazione della maggioranza dei gruppi. Lui è designato dalla Lega e da quello che rimarrà tra 3-4 giorni del suo partito. Quindi lo esclude. No, insomma, può chiedere anche la Luna, sa. Senta Scalfari, siamo in chiusura. Adesso le faccio delle domande a cui la pregherei di rispondere rapidamente. Allora, prima domanda. Cosa sarà la destra italiana senza Berlusconi? Ah, diciamo, naturalmente sempre non avendo il cristallo, io posso dire quello che un democratico spera che sia la destra italiana senza Berlusconi. Spero che sia una destra costituzionale, repubblicana nel senso dei valori della Repubblica, e che è, diciamo, liberale. Liberale, chiarissimo. E la sinistra italiana senza Berlusconi cosa sarà? La sinistra italiana lo è già, ma senza Berlusconi non è che cambia la sinistra. La sinistra è una sinistra riformista e opporrà il suo riformismo al liberalismo, il riformismo in termini, per distinguerlo dal liberalismo conservatore, si dice liberal democratico. In altri paesi anglosassoni si dice liberal. Liberal. Allora, la sinistra italiana oggi... Mancherà il nemico alla sinistra italiana, il nemico perfetto per certi aspetti, o l'avversario politico perfetto? No, il nemico non dovrebbe mancare, il nemico è un'anomalia. No, l'avversario, infatti, L'avversario non manca. Di fronte ai liberal democratici progressisti ci sono i liberali conservatori. Scalfari, allora, come se l'avessero sentita, domani nasce il gruppo degli scontenti del PDL. Formalizzeranno domani un gruppo parlamentare, l'ha annunciato Roberto Antonione al termine di una riunione con i suoi colleghi. E sosterremo tutti gli sforzi per riuscire ad avere un governo nel più breve tempo possibile e per avere la più larga maggioranza parlamentare. Ecco, quindi vede, è quello che l'hanno ascoltata. Altra domanda è: cosa sarà il quotidiano da lei fondato, La Repubblica, senza Berlusconi? Ci sono molti che pensano che La Repubblica perderà un sacco di copie perché voi siete, diciamo, scrivete spessissimo, a tutti i giorni, più e più pagine su Berlusconi. Dunque, guardi, noi usciamo mediamente con 60 pagine. Se aggiungiamo le edizioni locali andiamo anche più oltre. Di queste, al berlusconismo e all'antiberlusconismo, ne dedichiamo attualmente, perché
anche gli altri giornali fanno questo, un massimo di 8. Poi ci sono altre più che 50 pagine, che sono di cultura, di spettacoli. Nessuna preoccupazione. Il nostro è un grande giornale, non è un piccolo giornale. Ecco. Quindi, per di più, ha una conduzione più che egregia ed ha una proprietà più che egregia. Però Berlusconi ha condizionato l'informazione italiana, no? Vabbè, tutta. Tutta, sì. Allora lei questa domanda la potrebbe anche rivolgere al Corriere della Sera o alla Stampa. La rivolga agli amici e ai colleghi del Fatto. Loro avranno qualche problema, forse. Lei pensa che loro avranno qualche problema? Senta, io adesso devo tornare in pubblicità, ma dopo... le farò un'ultimissima domanda, perché Berlusconi oggi ha detto che sono più potente come libero cittadino che come presidente del Consiglio. Avrà detto la verità subito dopo la pubblicità, anche perché poi dopo c'è Silvio Forever anche. Berlusconi abbia dato il via libera a Mario Monti, che è stato fatto proprio questa sera, nominato questa sera dal Presidente della Repubblica Napolitano, senatore a vita. Nel corso della trasmissione con Eugenio Scalfari abbiamo capito che questo potrebbe essere un segnale chiaro di Mario Monti, futuro Presidente del Consiglio, di un governo di larghe intese. Vi avevo detto anche prima della pubblicità che è stato annunciato la formazione di un nuovo gruppo in Parlamento, una costola del PDL, quindi devono essere almeno 20 per formare un nuovo gruppo, quindi insomma c'è molto movimento nella politica, forse questo governo di larghe intese, Scalfari, davvero si potrà fare. Speriamo per il bene dell'Italia che si faccia quello che all'Italia serve urgentemente in questo momento. Silvio Berlusconi oggi ha anche detto sono più potente come libero cittadino che come Presidente del Consiglio. Ha detto la verità secondo lei? Beh, dipende da che cosa si intende. Tutta la sua vita privata naturalmente rientra nell'ombra, privato cittadino fa quello che vuole. Non capisco la potenza in che consiste. Lui lo sapeva. Comunque, tenga conto che fino all'altro ieri si governa fino alla fine della legislatura. Ieri me ne vado, ma resto. Allora, perché a questo punto, stasera, viene questa notizia che lui dà il via libera a Monti? Perché? Perché? Te lo dico io perché. Perché i 20, quelli che hanno deciso di uscire dal PDL, sono la prima faglia, la prima slavina. Dopo lui ha capito, lei prima ha dato l'informazione che c'era un vertice a Palazzo Chigi e poi con la Lega. Hanno capito che gli si sbriciolavano, perfino la Lega si sbriciola a questo punto. Quindi, allora hanno detto, per non farli sbriciolare, appoggiamo, subiamo. Mettiamo il cappello su Mario Monti. Ecco, è il Truman Show, quando Truman varca i confini di questo set televisivo e affronta la vita reale. Grazie Eugenio Scalfari, e noi continuiamo con la vita reale, ovvero il tentativo di raccontare Silvio Berlusconi per quello che è stato, che ha fatto, che ha realizzato. È la autobiografia non autorizzata che si chiama Silvio Forever, scritta da Gian Antonio Stella e da Sergio Rizzo per la regia di Faenza e di Macelloni. Guardatevelo perché sicuramente vedrete delle immagini e delle scene, imparerete delle cose che magari non conoscevate, c'è molto materiale anche inedito. Noi ci vediamo come sempre domani, e domani avremo come nostro ospite un uomo politico che sicuramente
centrale in questa delicatissima fase della politica italiana, che è Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC.